Buongiorno Sugar! Ehi, ci alziamo! Buongiorno! Non trovi anche tu che il mondo sia dolcissimo? Sì, direi che certi giorni è molto dolce. Io penso che sia dolce tutti i giorni! Hai dormito bene, Sugar? Ho dormito benissimo. Ah, questo cuscino a forma di nuvola è così morbido. Mi sento super felice. Ma come sono contenta, che bello quando ci si sveglia così allegri la mattina, non credi? Sì, ma io mi sveglio così tutte le mattine e sono sempre felice e dolcissima. Ah, voglio andare a vedere com'è il tempo fuori. Va bene, Andiamo sul terrazzo? certo. Ah, cos'è tutta questa luce? Chiudi! Ma un meraviglioso buongiorno anche a te, Spice! Ma che meraviglioso buongiorno, sono già arrabbiatissima! Chiudi subito! Eh no, è ora di alzarsi, forza! Ti ho detto di chiudere, non ho voglia di alzarmi, non ho voglia della luce! Oh, mi stai dando fastidio! La giornata non poteva iniziare in modo peggiore! Ma dai! Su, un po' di allegria! Vattene! Ma non vuoi vedere com'è il tempo fuori? Spero che piova! Dobbiamo scoprirlo. Dai, andiamo sul terrazzo insieme. Oh, sei proprio una pizza. Giornata meravigliosa! Oh, adoro la natura! Ma che bello! Che cosa facciamo oggi? Non lo so, quello che vuoi tu. Oh, ok, potremmo preparare dei biscotti insieme. Io adoro preparare le cose con lo zucchero. Ah, e mi piace questo sole, questo bel caldino, è proprio una meraviglia. Oh santo cielo, no! Cos'è tutta questa luce? Oh, tutta questa natura! A me piace il cemento, voglio la città, dove mi hai portato? Siamo in campagna. Non mi piace la campagna, non mi piace questo caldo, non mi piace questo sole. Io rientro subito. Ma come sono carina questa mattina! Ho proprio un aspetto radioso! Sì, mi piace proprio tanto! Gli occhi mi brillano e anche le mie lentiggini sono tutte luccicanti! Ah, tu che ne pensi, Sara? Cosa vuoi che ne pensi, Sugar? Sei un amore! Grazie! Ah, che bello! Adoro la tua casa, mi piace molto! È molto zuccherosa! Oh mamma mia, ho un aspetto terribile. Ma non è vero, Spice, sei bellissima. Ma cosa vuoi capirci tu? No, 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 sono terribile. Vorrei rompere questo specchio. No, ti prego, non farlo, sono 7 anni di sfortuna. 7 anni di sfortuna in più, 7 anni di sfortuna in meno. No, 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 non posso assolutamente spiegarmi. E poi, ma come l'hai arredata questa casa? Oh, a me piacciono i mobili moderni, non ci siamo. No, 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 non voglio più stare in questa casa, non voglio più starci. Ehi, non sei molto cortese, ti sto ospitando. Sì, vabbè, comunque non mi piace l'arredamento. Se puoi cambiarlo, io rimango. Non ci penso proprio. Oh, quante cose deliziose per la colazione! La crema di arachidi, che buona, mi piace! Oh, e poi il miele, il caffè d'orzo, i cereali. Che cos'hai? Caramelle! Le caramelle, mi piacciono tantissimo, le caramelle! Sì, io ho una gran fame. Mi prepari la colazione, per favore? Ma certo, tesoro, che te la preparo. Oh, grazie! Pancia mia fatica panna, sono così affamata la mattina. Ma che orrore, ma che schifo! Ma insomma, non hai qualcosa di salato, di speziato da mangiare? Per la colazione. Oh, non ci siamo, non ci siamo! Non ci sai per niente fare con i tuoi ospiti. Ti chiedo scusa, Spice. Io di solito per colazione mangio queste cose. Sì, infatti, si vede. No, 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 io voglio qualcosa di non dolce. Ecco, non mi piacciono i dolci, non mi piace lo zucchero, non mi piace la cioccolata. Questa che cos'è? Crema di arachidi. Quella è un po' salata. È salata? Sì, quella un po' sì. Allora potrebbe andare bene. Ah, oh, meno male. Sì, meno male, meno male. Oh, mamma mia. Ma non potevi lasciarmi dormire? Ma era ora di alzarsi. Non mi interessa. Vedi come sono nervosa? Sì, l'ho notato. Ecco appunto, dovevi lasciarmi dormire. Ma com'è dolce questo bicchierone! Ti piace?
Sì, è pucciosissimo. E poi c'è il rosa che mi piace tanto e c'è anche l'oro. Cos'è che c'è scritto? C'è scritto It's so good to be home. Oh, che cosa vuol dire? Dice così bello stare a casa. Oh, è vero, io adoro stare a casa e poi mi piace tanto stare in casa tua. Mi piace tantissimo questo. Che cosa ci posso bere qui dentro? Oh, quello che vuoi, posso farti il caffè d'orzo, del latte, del tè. Del latte. Va bene il latte alla vaniglia? E me lo chiedi? Io vado matta per la vaniglia, certo che va bene. Che delizia. Non c'è niente di più bello di fare una buona colazione e di berla dentro un bicchierone del genere, che bello. Cosa dovrei farci con questo vaso? Ma Spice, non è un vaso, è un bicchierone per le bevande. Cosa c'è scritto? C'è scritto First I need coffee. Che vuol dire? Vuol dire prima di tutto ho bisogno di un caffè. Ecco, questa sì che è un'idea. Ho bisogno di un caffè, assolutamente. Mi sembri già abbastanza agitata. Sei sicura di non volere una camomilla? Ehi, per chi mi hai preso? Per uno zuccherino? No, io ho bisogno di caffè. Caffè, 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 caffè. Ok, ho capito, caffè. Sì. Quanto zucchero? Niente zucchero! Odio lo zucchero! Odio lo zucchero! Oh, ma quanti libri che hai, Sara! Sì, mi piace molto leggere. Anche a me piace. Soprattutto mi piacciono le storie, quelle romantiche, con principi, principesse, che hanno sempre il lieto fine, ovviamente. Sì, anch'io, dai, non le disdegno. Allora, che cosa potrei leggere? Ma secondo me tra questi niente che possa andar bene per te. Oh, davvero? Peccato. Invece libri di cucina ne hai? Dei libri zuccherosi? Sì, sì, li ho. Voglio vederli, voglio vederli. Ehi, ma quanti libri, quanto spreco di carta. Non ti piace leggere, Spice? Detesto leggere, detesto leggere. Ci sono i film che bisogno c'è di leggere. Ma non è proprio la stessa cosa. Hai ragione, i film sono meglio. Insomma, c'è qualcosa che può andar bene qua per me? Beh, visto il tuo spirito, forse questa biografia su Mary Shelley che ha scritto Frankenstein. Frankenstein? Il mostro? Sì. Vado matta per Frankenstein. Oh, finalmente qualcosa che ti piace. Sì, allora io potrei leggermi questo. Sì, sì, volentieri, mettiti pur comoda. Ok, almeno passerò un po' di tempo. Quando è che posso andare via da questa casa? Oh beh, anche subito, eh. Davvero? Sì, sì, sei molto maleducata. Non sono maleducata, sono peperina. Vabbè, peperina, maleducata. Beh, senti, ora taci, devo leggere. Oh, mamma mia, dimmi che è tutto vero. Beh, è tutto vero nel libro. Oh, che bella torta. Mi sta tornando fame. Hai appena fatto colazione. Lo so, hai ragione. Dai, guardiamo questo libro. Vediamo. Che ricette ci sono, che poi voglio rifare pure io. Oh, biscottini. E poi? Vabbè, il sommario non importa. Oh, ma che bella foto. Quello cos'è? Burro? Sì, adoro il burro. Il burro con lo zucchero sopra è una delizia. È vero, piace molto anche a me. E poi vediamo cos'altro c'è. Oh, spumini, meringa, zucchero. Ehi, ma guarda che non fa bene tutto questo zucchero. Ehi, la vita ha bisogno di dolcezza. Sì, lo so che la vita ha bisogno di dolcezza, però anche troppa poi fa male. Oh, mamma mia, biscotti con gli spumini sopra. Ma questo è il paradiso. Vediamo altre cose. Biscottini con sopra lo zucchero. Sì, lo zucchero a velo, sembra neve. Che bontà. Vediamo un po' com'è questo libro. La ragazza che scrisse Frankenstein. Potrebbe interessarmi. Oh no, ma è tutto da leggere, non ci sono immagini. Sara, che c'è, Spice? Non ci sono immagini su questo libro. Sì, perché non è un libro per bambini. Quindi tutto da leggere. Sì. Però ci sono delle foto nel mezzo. Allora guardiamo le foto, che è meglio.
Sì, va bene, subito, guarda, aiutami. Ecco, più o meno qua. E chi è questa? È Mary Shelley. Mamma mia, che brutta. Vabbè, povera, insomma. È dell'Ottocento. E che c'entra? È comunque brutta. Guardiamo altre foto. Sì, guarda, vai indietro. Mamma mia, ma questo è un mostro, è peggio di Frankenstein. Ma hai detto che Frankenstein ti piaceva? Frankenstein sì, questo bambino, bambina, non so che cosa sia, non mi piace. No, 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 no. Questo libro non fa per me. Uffa, non ti va bene niente, Spice. Cosa vuoi farci? Sono fatta così. D'accordo. Sara, ma questo carione è stupendo! Hai i tuoi colori, Sugar, hai visto? Sì, è vero, proprio i miei colori. Oh, che carino! Mi piacerebbe tanto poter entrare qui dentro, dentro questa palla di vetro e andare sul cavallino. Ma non è possibile! Vabbè, con la fantasia si può fare tutto. Mi piace tanto, sembra fatto di zucchero. Sì, sembra fatto proprio di zucchero. Senti, ma non hai una stanza dove posso stare da sola, in pace, un po' al buio, senza tutta questa luce, questo sole che odio? No, però sai cosa potresti fare? Che cosa? Andartene! Oh, ma come ti permetti? Tu come ti permetti, Spice? È tutta la mattina che sei arrogante e antipatica e mi hai trattato malissimo, quindi ora sloggia! Oh, non me lo farò ripetere due volte, me ne vado subito, via, via! Oh, ma non si può, ma che maleducazione! Io, Sara, non voglio essere invadente. Quando è ora che vada, dimmelo, eh. Ma Sugar, ma io ti voglio tenere qui per sempre. Davvero? Certo! Oh, che bello! Dai, vieni qua che ci coccoliamo. Oh, sì, le coccole!